Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Le immagini dal satellite riferite alla giornata di venerdì mostrano una perturbazione atlantica quasi stazionaria interessare la Gran Bretagna, a contatto con un'ampia zona di territorio sgombra da nubi, la quale è in realtà interessata dalla risalita di un imponente promontorio anticiclonico di stampo africano che, interessandoci, garantirà tempo stabile e temperature miti non solo per questo weekend, ma probabilmente anche per gran parte della prossima settimana. Analizziamo quindi nel dettaglio il tempo che farà in questo weekend. Oggi nubi basse saranno sparse su Vibonese, Serre Vibonesi e Regino Tirrenico, con qualche isolata piovigine sui litorali tirrenici e monti del Regino. Altrove sereno poco nuvoloso, temperature stazionarie sempre fresche al primo mattino nelle zone interne. Domenica nubi basse sparse sul litorale tirrenico e piana di Lamezia Terme, senza fenomeni. Altrove sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie o in leggero aumento. Analizziamo adesso come di consueto lo stato dei mari e dei venti. Oggi mar Tirreno poco mosso, mentre lo Ionio sarà generalmente mosso, tranne i golfi di Corigliano e Squillace che saranno poco mossi. Sul Tirreno cosentino i venti ispireranno da est, localmente anche moderati, mentre altrove deboli a regime di brezza. Sullo Ionio invece i venti ispireranno dai quadranti settentrionali moderati, tranne sui bacini meridionali dove sotto costa saranno deboli. Domenica, mari ovunque poco mossi, con eccezione delle coste crotonesi dove si presenteranno localmente mossi. Sul Tirreno venti deboli a regime di brezza, disturbati solo su Cosentino da ventilazione da entroterra localmente moderata. Proseguono a spirare su Ionio venti dai quadranti settentrionali moderati, quasi ovunque, tranne che su bacini meridionali, dove sotto costa saranno deboli. Come sempre ricordo a tutti che sul nostro sito internet www.meteoincalabria.it e sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria potrete trovare ulteriori approfondimenti e notizie in tempo reale sulle condizioni meteo della nostra regione. Bene, per la puntata di odierna è tutto, auguro a tutti voi un sereno weekend.